Con l'arrivo del caldo nelle campagne inizia la mietitura nei campi, dopo che il maltempo ha impedito l'accesso ai terreni dove si calcola una perdita dei raccolti di almeno il 10%. Questa perdita preoccupante, stimata dalla Federazione Coldiretti Vicenza, si accosta all'aumento dei prezzi della pasta, al calo del 40% degli introiti degli agricoltori, un dato condizionato anche dalle importazioni da paesi terzi che sono in aumento, sebbene le norme sanitarie e ambientali non rispettino quelle europee. Il rischio, spiega Coldiretti, è che il raccolto di grano duro nazionale per la pasta possa scivolare a poco più di 3,7 milioni di tonnellate, mentre quello di grano tenero per pane e biscotti rischia di attestarsi sotto i 2,7 milioni di tonnellate. Un risultato negativo, nonostante i dati sulle superfici coltivate vedono il grano tenero a poco più di 572.000 ettari. Il Veneto, con 96.000 ettari, è il secondo produttore in Italia di frumento tenero. Secondo i dati di Veneto Agricoltura, in provincia di Rovigo si coltivano 23.800 ettari, a Padova 20.700, Venezia 19.200, Verona 15.500, Treviso 8.800. La superficie a grano duro è salita a circa 19.400 ettari. L'andamento climatico dell'ultimo periodo ha ridotto il potenziale produttivo della coltivazione più diffusa in Italia, con l'alluvione che è costata solo all'Emilia un taglio della produzione di grano tenero tra il 12 e il 15%.